Allora ragazzi, appena terminata il Franchi, Juventus batte Fiorentina 3-0 a Firenze, a Firenze, il fa pronostico avevo fatto 4-0 io eh, e ci siamo andati anche vicini, grande Juve, grande Juve ragazzi, questa è una squadra veramente forte e quando deve giocare a pallone sa giocare molto molto bene a pallone, cioè... Pochi cavoli possiamo dire. Sta squadra può dire che gioca male. Potete inventarvi tutte le boiate di quello che volete. Questa squadra è una squadra veramente forte. E andare. Con... Ah, avevi mezza squadra fuori. Non avevi Alessandro, non avevi Pjanic. Insomma, Bernardeschi sta, sta rientrando adesso arrivi, vai lì e fili tre pere, tre pappine a Firenze, a Firenze con l'odio che c'ha la Fiorentina nei nostri confronti, che finché è sportivo mi va bene, quindi è giusto anche così, cioè, è giusto, fare, cioè, rivalità e odio sportivo è anche giusto, e devo essere sincero, oggi ho visto una Juve mostruosa, cioè, la Juve poteva farne anche altri dopo, poi non ha voluto infierire sul 3-0, ma... La Juve è veramente formida formidabile, formidabile, mi sono piaciuti tutti, è una delle rare occasioni dove veramente fatico a trovare il peggiore in campo. Non lo do, non lo do, oggi non lo voglio dare il peggiore in campo. Il peggiore in campo non lo voglio dare perché tutti oggi hanno fatto una grande partita, tutti, tutti. E anche Cansero che all'inizio poteva essere quello che stava giocando un po' meno bene, poi ragazzi poi è cresciuto tantissimo, è venuto fuori una roba... Incredibile, ah, incredibile, poi ha giocato un gran secondo tempo, un, grande, un gran finale di secondo tempo. E quindi, ragazzi, poco, poco da fare. Cioè, io peggiore in campo non l'ho visto. Mi sono piaciuti tutti, in particolar modo devo dire mi è piaciuta per l'ennesima volta la prestazione di De Sciglio, che sta dando una continuità mostre, mostre. Si sta, sta tenendo livelli altissimi. Mi è piaciuto Dybala anche da trequartista. E il ruolo che fa Isco al Real, poche parole ho già fatto, eh? che poi possiamo, potete dire quello che volete, ma sta giocando dove giocava, dove gioca Isco nel Real Madrid, dove Zidane faceva giocare Isco al Real. E ha fatto una gran partita, ha fatto una gran partita, ha inventato tanto calcio. Qualche pallone perso di troppo, sì, però voglio dire, la Fiorentina ci ha messo l'anima oggi in campo, cioè. e ripeto, il campo poi, insomma, giochi lì a Firenze, non è che sia proprio scontato far risultato. E mi è piaciuto anche Ronaldo. Oggi ha fatto l'allenatore in campo praticamente. Cioè, oggettivamente non trovo un, mi... un peggiore, ma faccio fatica a trovare anche un migliore, perché mi sono piaciuti così tanto tutti che il migliore è stata la Juve oggi. La Juve è stata veramente mostra, ha dato una prova di forza. Ora, ragazzi, questa è una vittoria pesantissima. Mettiamo altra pressione su Inter e soprattutto sul Napoli. Soprattutto sul Napoli che dovrà giocare la partita lunedì con l'Atalante. Non è una partita facile, come non sarà facile per domani l'Inter andare a Roma è una vittoria pesante anche perché dai la il sentore di essere veramente forte 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 adesso un po' di riposo e poi venerdì ci sarà la super sfida con l'Inter se la Juve gioca così sono oggettivamente fiducioso perché questa qua è veramente una grandissima squadra ragazzi ora io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video e fino alla fine forza Juventus